Salve a tutti amici di Stile Libero, siamo all'interno del Teatro Brancaccio in Roma, un teatro gigantesco come potete vedere, ora vuoto ma questa sera si riempirà, sarà gremito di persone perché ci sarà lo spettacolo di Peter Pan. Ma adesso andiamo a curiosare dietro le quinte e sentiamo cosa ne pensano gli attori protagonisti di uno dei musical più seguito e più apprezzato in Italia. Eccoci qui amici di Stile Libero, siamo tornati, non ridete che abbiamo questi cappelli, siamo qui con... È un'intervista sobria. Assolutamente, lui è Capitan Uncino, come potete notare appunto l'Uncino è il tratto distintivo con questo cappello, io sono un boh, Capitan Fracassa, non lo so, boh vabbè, comunque sì. Allora siamo qui con Pietro che interpreta uno dei personaggi più cattivi della serie, il cattivo diciamo... Per antonomasia, il cattivo principale. Stiamo parlando di Capitan Uncino. Perfetto, non Capitan Ventosa, Capitan Uncino. Allora, tu sei stato molto contento di interpretare questo personaggio. Perché? Perché a me piacciono i cattivi. Si vede? Dalla faccia. Io facevo il tifo per Willy il Coyote, per Tom di Tom e Jerry. Sì. Però, viva i cattivi delle storie, delle favole, quelli teatrali. E abbasso ovviamente quelli che incontriamo tutti i giorni o quelli che vediamo in televisione. A quelli direi attenti al mio Uncino. Siamo noi di Stile Libero. Allora sì. Si può, meno male. Siamo qui con Spugna. Allora potete vedere il cappello, appunto, l'avete subito riconosciuto. Io mi sono vestito da poliziotto, possiamo dire. Prima ero vestito da pirata, adesso da poliziotto. Li sto girando un po' tutti. Allora, tu hai qualche aneddoto che riguarda il tuo personaggio? Il mio personaggio è molto amato dai bambini. Un personaggio che ha il naso rosso. Sia per, diciamo, per i motivi perché trinca, diciamo così, legati all'etilismo, certo, no? Certo. Ovviamente bevete vino, ma non eccedete. Ecco, questa, ogni tanto. Sta, però attenzione. E poi è un personaggio, una sorta di clown, ecco, sì, direi, sì. E quindi così. Porta giovialità. Assolutamente. Benissimo, grazie tante. Dulcis in fundo, Peter Pan, finalmente lo ti ho riconosciuto dalla bambola. Parlerò con lui. Allora, io ho questo copricapo, chiamiamolo così, che mi rende alquanto Peter, diciamo così. Allora, io vorrei chiederti, tu sei il protagonista principale. Prima abbiamo parlato con Capitan Uncino, con Spugna, Wendy ci ha accompagnato fin qui in macchina. Peter Pan, il bello di essere protagonista, il buono, il vincente e il ragazzo che non voleva crescere mai. Sì. C'è una reazione delle persone, dei bambini in questo caso, clamorosa. E quindi è bello perché tu ogni sera hai i bambini in prima fila che... Non so, adesso stamattina abbiamo fatto un matinè. È come se abbiano concretizzato una cosa che fino a quel momento era rimasta una fiaba, magari raccontata, e quindi era immaginata. E quindi veramente sono a bocca aperta. E questa cosa è. Molto bella. Sì. Far ridere i bambini e farli sognare è davvero una delle cose più belle che si possono fare al giorno d'oggi. È uno spettacolo davvero molto bello, lo consigliamo a tutti. Grazie tante per essere stati su Stile Libero. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.